E ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel quinto episodio di OSM. Questo è il penultimo episodio perché siamo alla fine del campionato. Oggi vi farò vedere due partite e vediamo insieme come va. Ok ragazzi, eccoci qua nella prima partita. È una partita tosta, infatti oggi andremo ad affrontare Sigwolf. All'andata finì bene. Oggi è un pochino difficile, perché comunque ha messo su una bella squadra. Però, ragazzi, anche all'andata eravamo sfavoriti. Vediamo come riusciamo. Vediamo più che altro se riusciamo a batterlo. Velocizziamo un po'. Inizia la partita. Qua le prime occasioni, tutte sprecate per ora. Leo si fa ammonire. C'è il gol di Ginter. 1-0 per Sigwolf. Ragazzi, ve l'avevo detto che era tosta. Però guardate quanto stiamo creando, dai. Io ci sto credendo. Adesso si è un pochino stabilizzata, però boh, continua a creare occasioni. Guardate qua, mamma mia, quante occasioni! Veramente mi sta un pochino stretto per ora il vantaggio di Sigwolf, però il calcio è così. Dai, tanto adesso andiamo a recuperare, spero. Cioè, almeno se continuiamo così, non dobbiamo mollare e dobbiamo insistere, ritmi alti e cerchiamo di vincere questa partita, o almeno di pareggiarla, perché il tempo passa e qua. Noi non segniamo, anzi, adesso sta producendo tante occasioni da gol il nostro avversario Sigwolf. Qua continuiamo noi con Agüero, dai, dai Kun, per favore. Dai Alvaro, ormai c'è poco tempo. Vediamo ancora. No, mi sa di no. No, ragazzi, finisce. Ok ragazzi, adesso vi faccio vedere già la seconda partita di oggi. Giochiamo contro Talox, che è penultimo in classifica, quindi sicuramente alla nostra portata. Dobbiamo fare una bella partita perché non dobbiamo perdere punti contro le ultime per restare aggrappati alla classifica. Ci provo subito Skriniar, non va. Dai Rashford, ho comprato Rashford, speriamo che sia forte. Baileo finalmente l'ho fatto giocare. Continua a creare Rashford. Rashford! 1-0! Ha segnato Rashford. Primo gol, prima partita, gol all'esordio, perfetto. Qua insistiamo noi con le occasioni, beh, anche lui ogni tanto ne crea. 2-0, Martial! Sì, 2-0. Qua continuiamo a creare, Martial, Bailey. Dai, Bailey, fai gol. O anche Martial di nuovo. Martial, dai. Oh, 2-1, ha segnato Dost. Dai ragazzi, vi prego. Sì! Bailey! 3-1! Sì, vittoria importante. Ragazzi, mi sono un pochino spaventato quando ha segnato Talox perché 2-1 riapriva tutto. Comunque qua guardate in classifica come siamo messi. Siamo a 3 punti da Tattino e a 6 da quello sopra ancora. Quindi sicuramente vi faccio vedere Rashford. Subito in gol all'esordio, ho fatto giocare Bailey finalmente. Sto allenando il Sessegnon che secondo me diventa forte. In più ho comprato questo Davis 94, 25 anni, una cifra tipo 28 milioni, no, meno 26, cioè un buon prezzo, prezzo onesto per il giocatore. Comunque questi qua sono quelli che hanno giocato. Marziale avete visto che mi è cresciuto tantissimo. Vi faccio vedere le partite della notte, gli altri risultati. Vediamo qua che Sequel fa perso 3-2 contro Gabumen. Bella sfida comunque, guardate qua, Carrasco, Carrasco, Malcolm, lì Malcolm è veramente forte. Qua vediamo Home che ha vinto 1-0 contro Tony Tubo, 3-1 di Fuse Gamer che non si ferma mai, sempre lì da solo, 0-0 avete visto e qua 2-1 di Menzo che cerca di tenere i ritmi di Sequel, di Fuse Gamer che guardate è da solo in classifica più 5 sulla seconda che... Ciao a tutti ragazzi, al prossimo episodio o alla prossima parodia.